tutti e a tutte, bentornati e bentornati in un nuovo blog. Con me c'è una mia amica, potete parlare se volete. Ciao, piacere. Ciao. Letizia. Lei è Micaela, non le registro per la privacy. Siamo al museo e adesso vi faccio vedere un po'. Questo è un arango, questo è uno scimpanzé, un gorilla. Sono pure io. Guarda che ti sentono, per tua informazione. Questo è un uomo e lei è la donna. Non ti voglio registrare, vai via. Ecco. Loro sono, questi sono i tipi di scimpanzé che ci sono al mondo. E se questa è la scala. Questi sono tanti tipi di scimmie. In realtà quella se vi chiedete perché oscurisco la telecamera è per evitare di registrare persone che non devo. Sta registrando un video ma non vi registra a voi. Così. Una quadrupedia. Mamma mia, la quadrupedia fa veramente una paura. Poi questo è il Clinogradia, che è un altro tipo. Mamma mia, queste cose mi fanno impressione solo a guardarle. Allora, vi faccio vedere questa poi all'entrata. Mamma mia, che serpente! Dove? All'entrata ho visto un serpente, non comment! Allora. Non ti offendere, registro quello, Ok. Non volevo registrarti, così sono rimasta ferma. Vabbè, grazie. Vabbè, questi sono i tipi di mano che esistevano tanti anni fa, aspettate. Guarda come si vede bene. Sì, c'è lì. Fermi. Cosa? L'alce, guardate quanto è grosso. Volevo farlo. No, in realtà sono carine. L'arena mi piace, gli altri non so cosa siano. Ascoltiamo un attimo. Non vorrei registrarti. C'è ancora questo quell'altro. Sono qua io. Sono qua. Sto registrando la taglia, la descrizione è qua, qui dietro. Non volevo registrare te, così sto facendo tutto di là. Anzi, capi, fai così con la mano. Aspetta, fai così. Ok, bravissimo. Prossima stanza, no? Io vado con camera. No. Mamma mia. No, che schifo, io odio i pipistrelli. Ah, Gio, vieni un attimo. Gio, dicevo, anche se sto facendo un video, quando vedo le registrazioni che vi vedono, io le cancello tanto. Tanto so farlo. Se no finisco nei casini io. Mamma mia, io odio i cinghiali. Ragazzi, volevo far notare una cosa, gli zoccoli, guardate quanto sono enormi. Non vorrei registrarvi, pardon. Come fa impressione questa? No, ma per dire, guardate dal mio cellulare come si vede. Pardon, non voglio registrarti, quindi pardon. Dai. Va bene. Quello è un dino, raga. È un caribou. Questo è un'alpaca. L'ho riconosciuto perché l'ho visto una volta in un video. Volevo far notare una cosa. Fai così al vetro. Non vorrei registrarvi, io sto facendo al lato praticamente. Scusate, ecco, perfetto. Grazie mille, siete gentilissimi. Mamma mia, quello che mi fa impressione è quello di mezzo, quello con tutta la zucca tipo lì.
Allora, ho fatto una piccola ripresa in cui si vedono loro che vanno di qua. E quindi tanto, gli ho detto a Gio... Ti preoccupare, tranquilla. No, ma perché non vorrei mai... perché sono diversamente abile, non vorrei mai. Chi è che aveva il fazzoletto? E quindi... Cioè no, ragazzi, io lo chiamo mostriciattolo, ma in realtà guardate il nome quanto è complicato di questo. Non so. Ok, questo lo inserì. E c'è anche l'osso bianco, guarda che carino, i denti mi hanno fatto paura. Quando mi arrabbi? Che... Allora, se vuoi fare una foto, vieni qua. Ecco, hai capito, eh? Sembrano veri, raga! Ragazzi, lo dico, questo dentro la teca sembra vero, guardalo. Sì, lo prendo. Non posso, non vorrei mai che i tuoi genitori mi dicessero di tutto. Almeno un ciao voce. Però, ma almeno un ciao lo voglio. Scusatemi. Oh, mamma mia, che paura che mi fanno! Un leone. Ragazzi. Quello è l'osso della tigre. Quello è un leopardo. Bello però questo, quello non mi fa paura tanto. Da chi è me? Questo è un tasso. Uffa. Aspetta. Facciamo così. Registro così poi lo vedono in tutto il mondo. In pratica. In pratica siamo all'interno, come vedete qua. Scusa. Ti dico solo una cosa, appena registrerò tutto sto posto, sarà da ridere. Non ti offendere. Questo è un puma! Per farvi capire, guardate che zampe sottili ha questo. È un licaone. Sto per cadere. Questa è una coppia di volpi. Questo è un tasso presso la tana. No,
carina, ma non li vestito poi di neve. Queste sono le lepri alpine e il membino. Oh, le mie forche. Scusa. Questa è una lontra. Questo è un leone. Quest'altro è un tipo di leone. Questa è una femmina e quello è un maschio, perché la criniera ce l'hanno i maschi e la femmina non ce l'ha. No, questo è un maschio. No, questo è una femmina. No, maschio, c'è scritto leone maschio. Sì. E quella è una femmina. No, dai, quella, lì è femmina. Quella è una femmina, questo è un maschio, però non ha criniera comunque. Questo è un leopardo. Quello cos'è? Un leopardo anche, però con la pelle scura. Questa è una tigre maschio. Quella è una tigre ed è un maschio giovane. E quell'altro è sempre una tigre maschio. No. E c'è scritto lì. Che schifo, io odio quelli lì. No, io non li amo, guarda, non li amo quelli lì. Il mustiolo, mamma mia, che schifo mi fa. Torna indietro. Cos'è questo? Questo cos'è? È un giaguaro maschio. Sì, no, quello lì no, questo qua è un giaguaro, l'altro quello è un leopardo delle nevi. Quella è una lince del Canada. Questa è una lince rossa. Per farti capire, guarda il video. Sembite questa, eh? Un po' sì. Un pochino sì. Quella è una lince della Siberia, questa è d'Europa. È quella delle Eritrea. I trichechi, guardate che grossi. Che schifo, c'è un topo qua, che schifo. Qua c'è un topo, raga. Sono conigli selvatici questi. Bea, c'hai tutta la, è tutto lo zaino aperto. Dove? Dietro, c'hai tutto lo zaino aperto. Ah, io adoro i tucani. Guardate tutto, anche indietro. Sì. No, di là no, Dario, di là no, di là non si va. Aspetta. Ok, perfetto, grazie. Vediamo se si vede. Sì, si vede da qua. Blu erone. È un fetone becco rosso questo. Questo è un oriteropo. Guarda l'osso. Farti capire, guarda come si vede dalla telecamera. Tenlo subito, che è un piccolo. Ci stare minorando e sto attaccata continuamente al muro. Ok, faccio con calma. Mamma mia, no, ti prego, i ragni no, per favore, che schifo. Del passato, è un mammut, è una creatura mitologica, questo è il mammut, veramente forte. Che schifo, i ragni. No, per favore, sto vomitando io. Allora vattene, perché io sto vomitando a 2 ore. Non mi fa vedere se questo qua mi dà un abbraccio o no. Ok.
Ok, appena ce l'ho fatta. Che schifo, ci sono i ragni! Ah! Qui ci sono varie pietre e roba del genere. No, che schifo, ci sono i ragni! Non ce la faccio io! Guarda lì, sulla lavagna! Sulla lavagna, lì! Madonna! Che schifo, io li odio i ragni! Ah! No, un elefante antico, quello lì. Enorme, raga. No, c'è... Marti, guarda l'ala e la zampa. Cioè, fa troppo ridere. Guarda che piccole. Tanto. Un granchio è piccolo, eh. E una volta mi ha anche mozzicchiato. È un ammonite, quello. Sì, lo so perché l'ho visto una volta in un... in un programma televisivo. Mm. Non voglio registrarti. Grazie. Schifo! Col cavolo! A me fanno schifo! Spider-Man! Non è che odio Spider-Man, soltanto. Quello è un anamosauro. Sta facendo la vita. No, uguale, tanto potete parlare. C'è qui un osso. Guarda che osso. No, meno male. Che osso? Stavo per dire una parolaccia. Scusatemi. Minchia, si può dire. Si può dire minchia. Allora, saluta con la mano nel video. Ciao. Grazie. Questo è l'ultimo pezzo di questo piccolo osservatorio, diciamo. Forte, c'è anche un pezzo della città. Ma si sta messo a ridere. Almeno fai un ciao a voce, per favore. Ciao. Ok, grazie. Non so per dove. Non so per. Queste facce fanno un po' stranezza. Ok, sono uscita. Allora, per oggi è tutto. Lasciate like e iscrivetevi al canale se anche voi siete mai stati in questo museo. Ma non credo. Allora, per oggi è tutto. Da Asia Bianchi e tutta la bicca che non dico il nome, se no ci vediamo domani mattina, ma che siamo in 30. Out. Vai, ciao. Ciao. Io detesto i serpenti. E fa bella brava, adesso dobbiamo salire, in pratica. Com'è? In pratica adesso dobbiamo salire, no? Qui ci sono squali qua. Ecco. Lì ci sono altri squali, per esempio c'è anche una manta, per esempio. E fa bella brava, lì c'è anche una specie di alce, grosso quanto me. Sto tornando tutto su. Mettila. Silenzio, con calma. Lo diciamo a Marco? Le starne. Scusa, sto morendo di freddo. Anche a me. Non dare fastidio agli altri. Non ridere. Poi non serio, eh? Siamo amici, ma se vedo queste cose qua cattive, ma tanto. Giusto? Detto questo, tu sembri proprio quello. Sì, eh. Con quella zeta. Ragazzi. Non è lui.
Io ti dico quello che voglio. No. Perfetto, grazie. Ma lui? Io ho paura dei cinghiali. È bello, guarda. Lo dico, vederlo così pinto mi fa un'impressione. Questi sono i lupi. Vivono tipo nelle zone più fredde, dicono. È vero. Giovanni. Ma voglio farvi notare. Devo trovare anche una cinghiale. Ciao. Allora, Liguria. Scusa. E Liguria. Scusa. Qua è l'altro dove siamo saliti. Questi sono i capiani corallini. Questi invece? Quaglie. Guarda, è in cucina che ogni volta vedo. Le gazze marine. Io queste le ho già viste in TV, tipo. Questi sono i cavalieri d'Italia. È un becaccio. E questo è un aironi rosso. E questi sono tutti lepre bianca, tutti animali tipo che vivono in montagna. C'è anche il castoro. Ho visto. E quanti cacchio sono? Cosa sto facendo di nuovo? Scusa, una domanda, questo che accidenti è un gallo cedrone? Cavolo, enorme! Sono tutti minocellini qua. Enorme, guardalo. Cioè, è impensabile. Aspetta. Sono i pappagalli volo sulla città. Non offendetevi. Va bene. No. È un uccello. Tarabusino, ma che nome è assurdo, nitico. Vabbè. È vero, sì, un po'. Io 26 sono 26. Cosa c'è? Perché? Ieri mi sono innamorata di un pappagallo quello. Ma stai ancora registrando? Devo registrarlo tutto? Quindi auguri. Dimmi. Stop. Ma devo continuare. Però ti sto ascoltando nel frattempo. Quello è un picchio. Praticamente può spezzare un ramo senza nessuna difficoltà. Quello lì. Quello là davanti con tutte le scaglie arancioni. Quello fa veramente male. Marco, fammi un favore. Saluta. Saluta. Con un ciao. Ma non mi vedi mica?
a voce se puoi. Dai. Ciao Fede. Grazie. Vabbè. Non vi registrerò di faccia, ma la voce almeno si sente. Lui non è lo struzzo. Ma guarda che nome è questo, non riesco neanche a registrarlo. È il grande struzzo. Sto per cadere, ragazzi. Oh, scusa, non ti ho visto. È anche danneggiato questo. Dimmi. Non voglio registrarti, Diana, sto cadendo io. Piccoli. Sto per cadere io. Non per dire nulla, guardate da come si vede dal mio cellulare. Questi qua sono gli uccelli della Liguria, eh? Eh sì. Quello è picchio rosso minore. Quelli sono tutti gufi. Ah, quello mio preferito è quello bianco, lassù. Mi ricorda Soren. Non ti ho visto perché sono al buio. Ho visto. No. Scusate, non si può venire qui. Ah, ok. Ma guarda che grossa è l'aquila. Io non lo so, io lo so, ma non dirglielo perché sennò poi mi ammazza. Io non so nulla, io non ho sentito assolutamente nulla. Se ti chiede qualcosa di meno, io non so nulla, veramente. Guarda che pavone, che bello! È un pavone quello? Sì, è un pavone verde. Guarda che bella la coda! Guarda che bella la coda! E questo, ah, bello anche quello, il gallo. Pavone maschio. Che alcuni dicevano che dovrebbero rivenire di nuovo quest'anno. Ma ok. Quindi è un alocco, è un tipo di gufo, ma non è un tipo di gufo praticamente. Quello è un ecletto, è un tipo sempre di pappagallo. In pratica sono tutti uccelli. Quelli sono i gufi. Scusa. Ale, fammi un favore. Di ciao a voce. Perfetto. Grazie. Tanto non si tanto non, non ti registro a voce, quindi. No ragazzi, non ci chiederete mai. Stavo facendo il giro e non registrava. Sono scema. Sono veramente scema. Niente, è una cosa normale, cioè che tipo che mi vuoi bene, roba del genere. Cigno! Non ha
fai a posto. Dai. Bella questa. Come il Luzio Conte. Ragazze, non le chiedo troppo se, se posso spostarmi da di qua. Da di... No, no, vado per terra. Eh sì, volevo vederla da questo lato. C'è gallina. Perioli. Non mi viene a No, no, a me non ha nessun interesse, sono un amico. Che c'è? Mica sono così brutta. Ah, ecco. Ah, ecco. Sono tutti colibri questi comunque. Ah, ecco. È un picchio verde e nero quello. Poi te lo do quando usciamo. Ok. Sì. Di ciao Martina. Che cos'è questo? È una testuggine. È uno scheletro di una testuggine. Per essere chiari, di una tartaruga. Cioè raga, guarda che piccole. No. Mi fanno impressione sin da piccola. Aspetta, Diana, fai così. Ho gestato solo le mani per far vedere la bocca. Ah. No, che schifo i serpentinotti, ti prego. Nico. Mamma mia, che impressione! No, che schifo che fanno! Io li odio i serpenti. Sai cosa? Una volta da piccola mi è arrivato uno scorpione in casa. Ma piccolo, era. I neri non fanno tanta. Raga, guarda che grosso quello! Cos'è, una tartaruga? Vi presento la mia paura più grande, i serpenti. Guardate che brutti che sono. Ah, almeno mi consolo un po'. No, io voglio andarmene qua, sto vomitando. Quello è un cobra. È una vittola anche questo. Che schifo. Mi piace il coccodrillo. Non vuoi vedere il coccodrillo da quanto pare. Non sa niente. Ragazze, stai male? Sì, anche da questo lato non guardo avanti, io non guardo avanti. No, ma questo non ci sono tanti, non ce ne sono tanti, c'è uno, lo accetto. Ma non è tanto grosso, qua non è tanto grosso rispetto a quelli di prima. Questi sono scuri. No, questo qui è più bello. Allora. Ah, vabbè. Quello è vero. Quello? Quella lì, sai cos'è? Quella pinna enorme con le seghe. È la pinna di uno squalo sega. E con quella che uccide le vittime. Questa è una sega. Quella è una razza stellata, quella è una razza bianca che è la più grossa e quello lì è una chimera. Sì. Però non li temo tantissimo, devo dire. Allora, quello è uno squalo pinna nera del ref. Quello è uno squalo martello, questo è uno squalo, è un pesce angelo. Che bello. Rispetto ai serpenti è bello. Sì, anche questo. Non lo so, aspetta, quello è un ronco spin. Si fa ridere. Non dico niente, io sto per mettermi a vomitare. Sì, sono tutti squali. Quello è uno squalo elefante. Quello è un mako, che è un tipo di squalo che è lo stesso pericoloso. È uno squalo balena. Lo conosco perché l'ho visto diverse volte nei film.
E quella è la testa di uno squalo, per esempio. È bello. È un canaccio, cagnaccio. Uno squalo può raggiungere anche gli 8 metri di lunghezza. Uno squalo può raggiungere fino agli 8 metri di lunghezza. Sì. Anche i 10 metri di lunghezza. Scusate, avevo pianto in scuola. Perché io li studiavo nonostante avevo paura io. Quello lì è Nemo, no, anzi quello è il padre di Nemo e quello lì con Dory e quello lo squalo. Non hai mai visto i piragna te? Leo, mi devi chiamare Quello è un pesce palla. Spada. Sì, e quello lì è un pesce. Ah, sai cosa? Che i serpenti possono essere anche acquatici. Vero? Già. Guarda, c'è un carino. Sai cosa è un pesce siluro? No. In pratica, è presente tipo i serpenti. Quello lì è come un serpente lungo, tipo. No, dai, poveretto. No, vabbè, dicevo praticamente un pesce siluro è fatto lunghissimo, tipo come un'anguilla, ma è lungo 4. Quello è lo scheletro del pesce palla. Che bello. Non so cosa sia. E questa è una biscia del mare. È sempre un serpente in pratica, una biscia. Fa ridere, ma è pericolosa. Ciao. No, tranquillo, tranquillo. Ci passo. Guarda quello lì. Madonna! È lunghissimo! Io seguo Rib & Monsters che parla di pesci. Praticamente c'è questo uomo che per causa di questi pesci cerca sempre di scoprire il colpevole e lo trova. Ma sei tu tutti? La maggior parte li conosco perché io li adoro a studiare gli animali. Un piragna sai che è piccolo così, no? Ah, oh, sì, così. Sai? Che fa un marasma di danno. Hai ragione. Che fai? Registro, scusa. Quello lì è una rana pescatrice. Guarda che grossa. Veramente. È più grossa quasi del piragna. Bellissimo. Anzi, sai perché i piragna si riuniscono? No. Hanno paura dei delfini d'acqua dolce. No. Lo sai perché è sempre un pesce palla ma con le spine? Come esatto, i ricci. Esatto, come i ricci. Credimi che fanno male. Quindi se ne incontri una fai attenzione a non toccarle. Okay. Ah, sai cos'è il pesce pietra? Sì. In pratica è il più velenoso del mondo. E quando lo tocchi pensi che sia tutto normale, ma il suo veleno è mortale. Eh sì, assomiglia alla luna. Quanto hai preso per È un pesce luna troncato, non so come si dica. Quale? Spada. Scusatemi. Ok. Quello è un pesce spada. Sì. Questo è un marlin bianco. No, c'è. No, ma guardalo con le camere, vieni, guarda. Scusa. Centralofo è un altro tipo di pesce. Che bello, io ho paura di questi tipi con. No, per i denti più che altro. Guarda, è uno scombro reale, quello è rarissimo. Quello lì. Aspetta, è un tonno pinna gialla. E quello lì anche quello è raro. Questo mi piace. Quello lì è un re, sai? È bello. Cavolo! Aspetta. Tu non sai come ho fatto un pesce alligatore? No. In pratica è quella la faccia. Ma sai che cosa? Una volta a questo scienziato. Aspetta, te lo faccio breve. Ok. Grazie per starmi accanto. Io? Appunto. Tranquilla. Mi fa piacere, sai? Oh madonna, sai cos'è? È un sterione coobice, sai cos'è? Tipo un pesce. In pratica, te la faccio breve, è aggressivo quanto uno squalo. Sto cadendo come al solito. Ok.
è una Vespa, ma non ci ho proprio fatto caso. Ma è quella, questa qua è la più grossa, sai, quella lì. Vero? Sì, perché ne ho sentito parlare, a me, io adoro le cicale. Sai cosa sono? Scarafaggi. Fanno schifo. Non te... Questo è una... sì, bravo, bravo. Esatto. No, guarda che belle queste! Sono minuscole, lo ammetto, ma... Ciao! Ok. Ti fa paura? No, no, aspetta. Non ci cadere, ma si vede. A me piacciono questi. Bello. Hai paura? No, neanche tanto, devo dire. Quello dico. Solo per la grandezza, non del tipo di... Tanto non ti sto registrando. Cioè, madò, guarda che grosso, Lollo! No, fa troppo ridere. Oh mio Dio. Aspetta, aspetta, aspetta. Queste sono tutte le farfalle. Lì c'è la descrizione. Lì ci sono altre descrizioni. Guarda che belle. Ah sì, ok, si vede. Ok. Ok. Ok, ah, posso registrare. Ok. Devo far presto perché gli altri sono già avanti. Guarda questo. Eh sì, è bellissimo. Devo andare avanti perché gli altri sono andati già. Aspetta, cerco di fare il più velocemente possibile. Madonnina, Madonnina, Madonnina. Madonnina, che grosso. Muoviamoci, ho finito qui. E voilà. E queste sono un tipo di conchiglie. Qua. Che bello. Quello è un polpo. È un polpo, sì. È grossissimo. Ma che carini. Quale coccolina ti piace? Quella lì. Cioè, ho fatto il giro e non registravo. Ah, facciamo così. Ho fatto il giro e non registravo. Guarda cosa faccio. Ah, bello. Aspetta, guarda. E non lo vedrai mai perché sono in alto. Bravo, sei intelligente, così non devo fare tutto il santo giro ogni volta. Giusto. Queste cosa sono? Meduse? No, wow. Sono coralli, sono tipi di coralli. E lì ci sono le erbe che si sono sul fondale. Che bello. Ecco. È una lumaca senza guscio. Vista in uno dei miei sfondi. Dove sei andata? È 107 blog. Se non vado errato dovrebbe essere quello. Jacopo, grazie. Prego. Mille. Ecco Diana Baldoni. Saluta Nati. Un girotti, fai sempre così. Ecco, brava, fai così. Perfetto, bravissima. Mi sa che l'ho registrata però per un attimo, poi vedrò dalla registrazione. Ci sono quasi, eh? Ma guarda, questo ce l'ho a casa! Di nonno! Ok, le sto registrando tutto. Sto arrivando. Ok. Ho quasi finito. Ok. Sono delle pietre. Sì, fanno male. Quello è quarzo. Quello è ortoclasio. Quello è un fuorite, un gesso, quello,
E quello è talco, il primo. E quello è un diamante. Questo qui è bello. Certo. Anche questo qui è bello. Ci togliamo, Ale, scusa. Ci togliamo, scusa. Guarda, guarda là davanti, guarda la telecamera. No, no, di qua, vieni, vieni, qua. Pittane. Non è che avrai tante occasioni per poterlo rifare, aspetta. Voglio farvi notare che di colore sono tutte gialle queste. Sì. Per ridere, no? Si vuole gli occhi quando viene. Aspetta, devo farlo dall'altro lato però. Quella pietra, questa, quella lì, no? Sembrava un uccello. Aspetta, adesso giuro che ce ne andiamo. Ah no, sai quale mi piace a me? Quella lì, quella fatta così. Quello che è la punta fatta così come una freccia. Il calcite. Ecco, la numero 199. No, guarda il gesso, guarda il gesso. Il gesso con l'aride. Con l'aride, sì, credo che si dica così. Quello è Mimorfite, si chiama, quello azzurro. Senti, tanto tu puoi essere registrato, mettiti davanti. Registrato, almeno, se no pensano che sto parlando da sola. Sono in compagnia di Leo. Leandro. Ecco, Leo, purtroppo, scusa, ma ti do i soprannomi strani. Anzi, ti do il soprannome, e tu dammi il soprannome di Fede ogni tanto. Fede, okay. Ecco, perfetto. Allora, dobbiamo muoverci, che sono in ritardo come al solito perché io mi metto a parlare. Allora, questi... Ci sono altre pietre e lì ci sono altri... Ecco. Eh sì, esatto, bella! Ok. Ok, allora, questa... Ah, guarda, aspetta! No, ma guarda com'è messa in questa prospettiva. Qual è il tuo preferito? Dimmelo. Il mio, questo qua. Il mio invece è quello giallo. Che bello. Il colore giallo? Mamma. Adora il giallo la mamma. Il tuo colore preferito qual è? Il verde e il rosa.